Grande successo per Pescara, per la legalità, sport, salute e legalità, tutti a braccetto per un grande evento a Piazza Salotto a Pescara, grande evento anche dal punto di vista agonistico, gara femminile 10 km vinta da Nadia Battocletti, anche con il primato italiano 31-35, domenica perfetta per te. Ciao a tutti, sì, una super domenica all'interno di questa super città, mi sono divertita un sacco, il percorso era bellissimo, c'era davvero un sacco di tifo, quindi domenica impeccabile. Ti aspettavi il record italiano? Diciamo che come allenamenti sì, lo valevo, però diciamo che dal dire al fare c'è sempre l'imprevisto, quindi diciamo che sono entrata in gara con la convinzione di essere in grado di farlo, ma non superbia. Nadia Battocletti del Fiamme Azzurre, protagonista qualche settimana fa ai campionati del mondo a Budapest, gara maschile vinta da Pietro Riva che abbiamo ascoltato all'arrivo. Pietro Riva, Pietro, titolo italiano, terzo posto assoluto, direi una gran gara oggi a Pescara. Sì, ho dato tutto quello che potevo, non potevo fare di più, anzi mi sono anche sorpreso perché sto superando un periodo di infortunio abbastanza serio e niente, adesso testa sui mondiali di mezza. Contento del riferimento cronometrico oggi? Sì, per specie per il caldo, è un gran tempo questo, quindi sono contento. Complimenti. Queste le parole di Pietro Riva, campione italiano qui a Pescara, terzo assoluto sul traguardo. E dalle parole degli atleti, Nadia Battocletti e Pietro Riva, vincitori e nuovi campioni italiani, alle parole del colonnello Caputo che ha appena concluso la prova, direi che è andata anche molto bene. Sì, sono soddisfatto. Quest'anno era più difficile perché avevo avanti dei campioni e non sono riuscito a succhiare la scia. Quindi è questo il motivo, però sono soddisfatto, una bellissima giornata. Come sono andati i tempi? I tempi sono stati ottimi. Ottimo. Bene, allora viva Pescara, viva la FIDA, insomma viva lo sport. Soprattutto una giornata dedicata a sport, legalità e salute. Sì, questo trinomio che sta funzionando, adesso c'è anche la passeggiata della salute per chi non si vuole cimentare e vuole prendersela con calma. Illustrissimo prefetto, Pescara, legalità, sport, salute, evento fortemente voluto dal prefetto, fortemente voluto dalla Guardia di Finanza e le autorità giudiziarie. Giornata perfettamente riuscita. Sì, giornata riuscita, sono contento che ci sia tanta gente. Oggi rispetto all'anno scorso la competizione ha anche una valenza agonistica vera, seria, ma accanto a questo c'è una grande partecipazione, le istituzioni che scendono in piazza e insieme ai cittadini cercano di coniugare insieme questi tre aspetti, sport, legalità e salute. Il colonnello Caputo è in gara, il presidente della regione Abruzzo Marsilio è in gara, il prossimo anno l'illustrissimo prefetto sarà in gara. Sì, due esempi da seguire, quindi per l'anno prossimo ci alleneremo e sicuramente parteciperò anch'io alla competizione. L'arrivo della 10 km del presidente della regione Marco Marsilio, che è stato battuto allo sprint dall'onorevole Testa? Testa è troppo più forte, è più giovane e più bello di me e quindi l'alloro... No, è solo uno scherzo, però ci tenevo a vedere l'arrivo del presidente che ha dimostrato anche nello sport la sua tenacia, la sua forza e il suo essere numero uno, bravissimo. La gara, presidente, com'è andata? Guarda, vi devo dire la verità, quando siamo partiti provavo quasi un senso di vergogna perché si corre con veramente solo atleti, anche gli anziani che in partenza, i vecchietti che ti dicono noi siamo vecchiarelli, andiamo piano piano, dopo un chilometro non l'ho visti più, sono vecchiarelli che ti portano al cimitero, non muoiono mai, gente che da 40 anni ha fatto la storia della running abruzzese. La lasciamo chiaramente recuperare, presidente, solo una battuta perché abbiamo appena sentito l'illustrissimo prefetto, ha detto il prossimo anno mi metto magliette e pantaloncini anche io per sfidare Marsilio. E vincerà, tempo per allenarsi ce n'è poco, ma questa è stata davvero una bellissima occasione. Poi correre con gli atleti veri che io pensavo, dice, già al secondo giro mi doppiano, mi hanno doppiato al primo. E li vedi passare a quella velocità, insomma ti metti proprio, vedi dal vivo una dimensione, sono delle macchine, neanche 10 metri riesci a stargli dietro al loro passo, veramente un'esperienza unica.